Ciao a tutti guerrieri e guerriere del Sailor, io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Oggi si parla di Sailor Moon, penso c'è qualcosa anche, però poi lo vedremo in un altro video. Non solo di Sailor Moon, comunque qui dentro ci sono altre cose. Oggi parliamo di un video unboxing. Ieri mi sono voluto fare una pausa proprio perché volevo staccare un po' da YouTube, dei video eccetera eccetera, quindi lo sono fatto. Stamattina sono andato a tirocinio lavorativo e a casa verso l'una e mezzo, sono arrivato l'una e mezzo, sì, ho trovato sul divano questo pacco, quindi questo mese sarà l'ultimo pacco, poi vedremo se a giugno, tanto io ricevo i soldi del tirocinio di aprile, quindi dovrei acquistare la The Fan Box di giugno, che è già uscito il nuovo tema, che è lo spazio. Io sono amante dell'astronomia, forse la prenderò, penso di sì, e il manga di Sailor Moon, quello che uscirà il 9, appunto quello dove c'è, è della Star Comics, dove il volume 7, dove ci dovrebbe essere Eterna Sailor Runners. Allora, io ho dovuto coprire perché ci sono gli indirizzi. Apro, cioè vi faccio vedere l'apertura, la apro e poi ve la farò vedere così. Ora vediamo un po' di capire. Torno subito. Ed eccomi qui con il mio fidato amico Trincetto, qui lo chiamano Trincetto, i toscani, non so, anche quello che usava il femmine, loro hanno una specie di trincetto per aprire, però questo è da più da cartoleria perché l'ho comprato 90 centesimi alla Coppa, vabbè, ho fatto anche la pubblicità, però non è della Coppa, è di una sottomarca, non so. Vediamo un po' cosa c'è, fatto in modo che il pacco si veda. Forse ho sbagliato io ad aprire, mi sa di sì. Torno subito, aspettate. Eccomi qui, era la pellicola che era troppo attaccata. Vediamo un po' cosa c'è. Allora, c'è un puffo della Sbabam. Ricordo che io l'ho acquistato da un ragazzo che ha una pagina Facebook, quindi infatti il mio preferito appunto è Puffo Selvaggio. Quindi poi lo apriamo, poi farò dei video i miei puffi della Sbabam. Comunque Selvaggio è uno dei puffi miei preferiti. Vediamo un po' cosa c'è. C'è un altro puffo della Sbabam, la puffetta. Infatti mi piaceva la puffetta, ma avendo i doppioni non riuscivo a trovare. E l'ultimo oggetto è questo, e ovviamente è riferito a Sailor Moon, questa Twinkie Doll, che poi faremo un video a parte. Qui c'è anche un prezzo, torno subito perché lui l'ha rimasto il prezzo dietro. Comunque ora torno subito e vi parlo di questo. Ed eccomi qui. Allora, ho voluto prendere questa Twinkie Doll di Super Sailor Moon. Sapete che io queste non ce l'avevo mai, io volevo di più delle Outer Senshi, però questi mi sembra sono tipo portacellulare, ora non mi ricordo. E praticamente, dicevo, l'ho pagata 7€, invece i puffi 3,50€, quindi più 4€ di spedizione, vabbè, 18€ più 1€ di commissione. Vabbè, per il pagamento, cioè 19-18 euro, non mi ricordo, comunque 20 euro. Allora, io non io volevo assolutamente le super
Sailor. Questo poi ne parleremo di un altro video. Comunque questa ci dovrebbe essere la quarta serie. Io a me piaceva anche lei in versione con la spilla Cosmic Heart, quella della terza serie, ma lui aveva solo questa come set. Comunque questo è del quarto set, penso il quinto, no? Linea up per 5. Di questa serie c'era Super CB Moon con Twinkie, la campana, ora non ricordo, Helios alias Pegasus, sopra quel coso in cui CBU usa parla, Super Sailor Moon, sopra la sua spilla, Neo Queen Serenity Junior, Junior vuol dire la giovane Serenity, la distingo dalla vecchia Serenity di Silver Millennium. Quando io mi riferisco a Neo Serenity Junior e Neo Queen Serenity di Crystal Tokyo del 30° secolo, e c'è Pentus sul cristallo d'argento, Sailor V sulla sua mezzaluna che è un portacifre, ovviamente tutto in giapponese. E qui dice che ci dovrebbe essere una caramella. Io questo poi lo aprirò in un altro video, quindi io poi lo rimango qui dentro. Però essendo la prima e unica Twinkie Doll di Sailor Moon, non ho spazio, ecco, ho preso una perché stava 7 euro. Comunque dicevo questo. Comunque i puffi della Sbamamma, che sono ovviamente, poi ne parlerò in un altro video, sapete, c'erano quelle bustine eccetera eccetera, hanno questa base che si mette ora poi vabbè, si reggono anche così. Ma io cercavo appunto lui, selvaggio per me è uno dei miei puffi preferiti, e visto che qui a Firenze non trovavo più un'edicola, e lui aveva 4-5 selvaggi e una puffetta, ne ho approfittato e li ho presi. Comunque c'erano un paio di giorni che l'avevo fatto. Comunque selvaggio insieme a Puffo Naturone, Grande Puffo, poi chi c'è più, i Puffolini sono i miei preferiti, i The Smurfs, penso si pronunciano in inglese, e la puffetta. E ecco la puffetta, no, sono riuscita a metterli, boh, non lo so. Allora io domani non so che ok, la puffetta casca. Allora non so se, allora io farò un video di questo. Luana Astro Girls mi sembra che il suo canale, una ragazza che abita in Inghilterra, che io avevo fatto nel vlog di domenica scorsa gli auguri perché è stato il suo compleanno, lei mi ha detto anche nei commenti che i manga di Sailor Moon vengono importati dall'America a Londra, cioè in Inghilterra vengono mandati dall'America, dagli USA. America è il continente, io da storico sbaglio, cioè uno è abituato a chiamare America gli States, Stati Uniti d'America, ma in realtà si dovrebbero chiamare Stati Uniti d'America, no America, perché America è tutto il continente da nord a sud. Vabbè, e c'era 10 sterline, sterline costano tanto il secondo volume delle Short Stories, però Luana mi aveva chiesto. Ora perché la sto mettendo in mezzo? Mi ha chiesto la mia collezione Sailor. Allora, io inizio a dire da questi video. Se voi vi interessa vedere questa, io aspettavo questa Luana praticamente. Questo poi ne parleremo in un altro video. Bandai, io penso che non c'è un bollino, perché vedo tutto scritto in giapponese. Bandai della 2017. Comunque, questa è la mia quinta Super Sailor Moon, cioè la Super Sailor Moon senza treccia degli anni 90. Questa che ho in mano, la Petit Chara,
e della Mega House e Lise Cream di Super Salomon, quindi sono da 0 Super Salomon 5. Ah no, è la Funko Pop, che sto dicendo? Allora, ricapitoliamo, la Funko Pop, questa, le due peticiare, Lise Cream, sì, sono 5. E quella degli anni, la mia quinta Super Salomon. Allora, poi ne parleremo anche dei puffi che li ho messi dietro nel set, poi vi farò vedere le fotografie. Allora, volevo mettere. Eccola, la puffetta l'ho messa, quindi puffetta va così, lui va così. Allora, i grandi. Chiaraccio, vedi come sono grandi? Vedete come sono grandissimi i puffi? Ecco perché mi piaceva collezionare tutti, ma alla fine non ho potuto. Questi me li conservo, sono sempre utili. Allora, Guerriere Guerriere Sailor, Twinkie Dolly, come vedete c'è anche scritto. Questo poi è dell'anniversario del 25esimo. Vabbè, ne parlerò in un video a parte per quanto riguarda lei. Domani è mercoledì, giusto? Allora, io non so se vi farò un vlog, perché domenica ci sarà una nuova rubrica, cioè una vecchia rubrica che ritorna, le mie serie TV preferite, e quindi il vlog si sposta per questa settimana, o a domani o a giovedì. Se volete vedere anime manga sabato, oppure sabato vi parlo invece di questa. Allora, i canali dei ragazzi se lo team da From Our Mother Channel, fino a Luca Meta Brixia. Sailor Moon Fan si è affiliata da Amazon. Il mio secondo canale gestito insieme a Luca Meta Brixia e From Our Mother Channel, i Random Tuber Boys. Noi, appunto, ho detto o domani ci sarà un vlog, oppure ci sarà un video che riguarda la decorazione dell'agenda. Doveva uscire oggi, però è arrivato il pacco e quindi ho cambiato il palinsesto. Quindi io ho due pagine di maggio da decorare con la Filofax, che non l'ho fatta. Ora vediamo se lo faccio in un video, ve le mostro già belle decorate. Ora non so, se no poi domani vi parlo dei puffi della Sbamamma, quelli che io ho. Ricordo che la mia amica Sara mi dovrebbe dare, io ho un doppione di quattro occhi, mi dovrebbe dare, e se lo dimentica sempre quando ci vediamo quelle poche volte, grande puffo. Quindi l'ultimo puffo della Sbamamma, appunto, anche grande puffo. Vedete, poi ci sono le originalità sotto. Ciao ciao ragazzi, ci vediamo domani.